Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale ampio spazio alla manifestazione a sostegno dell'Agnesi questa mattina ad Imperia. Sentiremo il sindaco, l'assessore regionale, i lavoratori. Poi ci occuperemo di un'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Sanremo, in via Martiri. Ancora cronaca con un incidente stradale, quasi un frontale che ha coinvolto 3 vetture con altri feriti ricoverati nell'ospedale di Sanremo. E poi parleremo di appalto spiagge. Ma iniziamo subito con la pagina dell'economia. Più di 2.000 persone hanno partecipato questa mattina ad Imperia alla manifestazione di solidarietà al pastificio Agnesi che il gruppo Colussi ha annunciato di voler chiudere a fine anno e poi entro i primi 6 mesi del 2015. Sono in pericolo 170 posti di lavoro e il futuro di un'azienda da più di 100 anni presente nell'imperiese, un importante volano per il suo futuro. Ci sono ancora i immagini per la trattativa, per salvaguardare i livelli occupazionali, per riconvertire la produzione e salvaguardare il marchio Agnesi. Alberto Guasco ne ha parlato con il sindaco di Imperia Carlo Capace e poi con l'assessore regionale Vesco, lavoratori e sindacati. Vediamo il servizio. Sindaco di Imperia Carlo Capace, cosa può fare in realtà un sindaco, un comune in una situazione complicata come questa? Può offrire delle contropartite all'imprenditore Colussi affinché cambi idea e non abbandoni la nostra città. È quello che stiamo facendo. Ma è una prospettiva concreta o è un tentativo disperato? C'è già un'apertura di dialogo con l'impresa? L'azienda sta lavorando su un piano industriale di simulazione per aprire uno stabilimento nell'entroterra ed è una cosa che al momento non è ancora reale ma realistica, direi. Ecco, molti lavoratori sono stupiti da questo abbandono, diciamo così, dell'azienda qui su Imperia, perché dicono sembra quasi che non ci sia la volontà di continuare a fare pasta, di continuare a proporre il prodotto, ma solo di salvaguardare il marchio che può essere utilizzato poi, come sappiamo, anche in altre poi linee di produzione. Guardi, quello è un ragionamento industriale e imprenditoriale nel quale io non intendo entrare nel merito in quanto è una scelta dell'imprenditore. Noi quello che vogliamo è mantenere l'occupazione Imperia e il marchio Agnesi Imperia, tant'è vero che in questo progetto di delocalizzazione si prevede la costruzione di una fabbrica che non farà pasta ma farà prodotti collaterali, sughi, pesto, succedanei, pasta artigianale, non pasta industriale. Quindi per noi l'importante è che l'occupazione resti salvaguardata e che il marchio Agnesi rimanga sul territorio. Poi se l'imprenditore per motivi industriali ritiene che fare la pasta Imperia non sia più conveniente, è una sua scelta. Ripeto, a noi interessa che resti qua il marchio e il personale dipendente. C'è un'ipotesi concreta, una data intorno alla quale si può ragionare per capire se questa nuova fabbrica, se questo nuovo progetto potrà prendere piede? Innanzitutto abbiamo un anno di tempo perché l'annunciata chiusura del 31 dicembre 2014 è stata spostata di 6 mesi, questo l'abbiamo ottenuto lunedì scorso nell'ultima riunione e quindi è comunque direi un segnale anche minimo dell'interesse dell'impresa per questo progetto, perché altrimenti non avrebbe consentito di dilazionare di altri 6 mesi che servono appunto a studiare questo progetto. Lei è un sindaco di nomina che si può definire recente, oggi è una giornata particolarmente pesante per Imperia perché alla situazione dell'Agnesi si aggiunge anche quella dell'apporto di Imperia S.p.A. Oggi è una giornata storica per Imperia perché oggi secondo me Imperia sta passando il momento più buio della sua storia, però la città ha risposto, l'avete visto, ci sono più di 2.000 persone, credo che sia un segnale che voglia dire solo una cosa, che gli imperiesi credono nella loro città e che vogliamo andare avanti. Per l'apporto di Imperia S.p.A. il Comune invece potrà intervenire in maniera più decisiva perché è soggetto direttamente interessato. Sì, però ora è prematuro, dobbiamo ancora capire bene gli argomenti e non è ancora ora di esprimersi. Ma c'è un piano da parte del Comune almeno su questo, visto che qui insomma, la vicenda si è delineata? Dobbiamo parlare con i curatori fallimentari, dopodiché vedremo cosa fare. Ma situazione molto difficile, anche perché l'azienda non ha manifestato nell'incontro che abbiamo avuto nessuna soluzione, nessuna ipotesi, non ha presentato un piano industriale, nonostante la disponibilità anche a sostenerla in alcuni percorsi, in alcuni progetti, utilizzando anche dei fondi europei, della nuova programmazione, come un caso, un'azienda di questo tipo meriterebbe anche, ma
non c'è stata una richiesta precisa, non sappiamo cosa ha in testa questa azienda, se non il fatto che cessi l'attività di produzione pastaria Imperia, storico appunto stabilimento, per andare a produrre chissà dove. Peraltro in un momento in cui dopo anni in cui non hanno investito sul marchio, sulla commercializzazione, creando anche le condizioni economiche per venire a dire oggi che non è più competitiva, ci annuncia che fra poco lancerà una grande campagna di comunicazione con un investimento anche sulla commercializzazione nel momento in cui non produce più Imperia. Credo che sia veramente uno schiaffo a questa città ed è importante che questa città oggi abbia dato questa reazione così forte, insomma, questo corteo enorme, insomma. Manifesta l'attaccamento nei confronti dell'azienda, ma anche la comprensione che la crisi, insomma, ancora perdurante nel nostro paese e nella nostra regione, e la chiusura di quell'azienda può rappresentare un ulteriore impoverimento già di un territorio già in difficoltà. E quindi questa reazione spero possa portare la Colussi a comprendere che la scelta che ci ha anticipato non è assolutamente accettata dal territorio, non è accettata dalle istituzioni, dal sindacato, dai lavoratori. E quindi occorre riaprire un tavolo di confronto, a cominciare dal sindacato, in cui si manifestino intenzioni diverse da quelle che sono state fino ad oggi prospettate. Il significato di questa manifestazione oggi per l'Agnesi? Sì, soprattutto per l'Agnesi. Poi, come abbiamo visto, ci sono altre persone, altri enti, perché più per solidarietà, ma anche per far capire che comunque la crisi qua è forte. Al di là d'Agnesi c'è un RT, c'è il porto che purtroppo è già andato. Però cerchiamo di essere uniti, vediamo che Imperia ha partecipato proprio alla grande, un cuore grande così. Vuol dire 170 famiglie che rimangono senza stipendio. Purtroppo ci sono le famiglie come la mia, monoreddito, a 47 anni non si trova più niente e ci troviamo a piedi, ci troviamo senza niente. C'è neanche la prospettiva di una ricollocazione nel vostro settore qui? Probabilmente non c'è neanche quella, perché dicono che c'è la prospettiva, però noi non ci crediamo a questo punto. Stanno dicendo tante cose, ma alla fine non ci crediamo più. È una cosa che avete cominciato a capire un po' di tempo fa o insomma in queste dimensioni non era immaginabile? No, non era in queste dimensioni, perché diciamo sono 6-7 mesi che capiamo che c'è un po' un abbassamento di livello di produzione. Però abbiamo mandato pasta in Croazia, stiamo facendo pasta per l'India, cioè noi questa crisi la vediamo come se fosse cercata, perché non c'è la possibilità di poter vendere anche all'estero. In Marche Agnesi, nei grandi supermercati, grandi distribuzioni che c'è qua, Imperia, Sanremo, non ce n'è, cioè, gli scaffali sono quasi vuoti, come se non si volesse rifornire. Questo non lo capiamo, perché comunque noi facciamo pasta di qualità. Io sono poco che sono qui, sono quasi 10 anni. E sono in officina, quindi aggiustiamo macchine, mettiamo a posto le macchine. Tutti quanti ci prodighiamo per portare avanti questo stabilimento. Però vediamo da altri livelli, altre situazioni, che una non curanza, una non volontà di andare avanti. Questo ci fa male, anche se noi ci mettiamo la piena volontà di fare le cose. Io credo che sia un'avvertenza difficile, ma ci siano tutti i margini, in quanto c'è un gruppo che ha un marchio importante, anche se da molto tempo non fa più marketing di quel prodotto e anzi produce per conto di terzi. C'è una struttura che, se anche da ricondizionare, ha importanti volumetrie e è collocata strategicamente sul territorio. C'è soprattutto quelle che sono risorse umane, il valore della formazione e la professionalità di 100 e oltre lavoratori a tradizione di questo territorio. Quindi si tratta di come vogliamo posizionarci come sindacato, come lavoratori, ma soprattutto nella forza della convinzione che il comune, il sindaco, la regione, la provincia devono lavorare insieme a noi per aiutarci a soluzionare questa vertenza che è strategica per il territorio, dove la pasta è un punto determinante per quella che è la dieta mediterranea. Questa è solo un'anticipazione di tutte le interviste fatte questa mattina, infatti subito dopo il nostro telegiornale vi trasmetteremo uno speciale dedicato alla manifestazione. Ed ora veniamo alla cronaca. Ancora un'aggressione nel cuore di Sanremo. Intorno alle 15 questo pomeriggio in via Martiri, un cittadino maghrebino è stato colpito all'addome con un oggetto contundente, si è accasciato a terra, ferito in modo grave. Subito sono staccati i soccorsi, la centrale operativa del 118 ha inviato
arrivato sul posto un equipaggio di Emergenza Riviera. Sono arrivati poi subito dopo immediatamente i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi. Avrebbero ritrovato sul posto un lungo coltello da cucina abbandonato su una grata e un tubo metallico. Entrambi sono stati sequestrati. Hanno anche sentito alcune persone presenti sul luogo del ferimento per ricostruire la dinamica delle aggressioni. Nelle immagini video che vi proponiamo ringraziamo i colleghi di Riviera 24, quotidiano online, in particolare il collega Tenerelli. E continuiamo con la cronaca. Grave incidente stradale che ha visto coinvolte tre vetture con due donne e un uomo feriti. Questo è il bilancio di un incidente stradale accaduto poco prima delle 11.30 sulla Aurelia alla foce di Sanremo all'imbocco del rettilineo che porta a Pian di Poma. La centrale operativa ha mandato sul posto tre autoambulanze che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Sanremo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco che hanno estratto una donna dalle lamiere della sua vettura. Il traffico è rimasto fermo in entrambi i sensi di marcia per più di un'ora. Sul posto anche la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. I carabinieri della stazione di Ospedaletti sono intervenuti per arrestare un giovane di 22 anni residente a Col di Rodi, pregiudicato con l'accusa di furto. Il giovane era riuscito ad entrare nei piani bassi dell'albergo Rocce del Capo, eludendo le telecamere, ed aveva rovistato nelle camere portando via 70 euro. È stato visto da una cameriera che subito ha avvertito i carabinieri. Questi sono intervenuti, hanno fermato l'uomo e lo hanno arrestato. È stato accusato di furto aggravato ed è ora agli arresti domiciliari. E lasciamo la cronaca. Domani mattina la società Idroedil di Sanremo, che gestisce il sito di Collette Ozzotto di scarica della provincia di Imperia, ha invitato i sette candidati sindaco al comune di Sanremo ad una visita conoscitiva del sito. La Idroedil si era già data disponibile ad accogliere la richiesta di visita del Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto appunto di visionare il sito lo scorso 17 maggio. Non potendo ottemperare a tale data, aveva dato la sua disponibilità per concordare un'altra visita. La società quindi ha invitato per lettera tutti i candidati per illustrare la conduzione del sito, le nuove tecnologie applicate. L'appuntamento è quindi per domani alle 10.30 all'ingresso del sito in zona Colli a Taggia. E il Comune di Sanremo ha vinto la sua battaglia per la concessione dei bagni azzurri di strada Tre Ponti, sempre a Sanremo, chiusi ormai da molti anni. Nel 2012 il Tribunale Amministrativo aveva accolto il ricorso presentato da 5 esponenti del Partito Democratico e annullato il bando di gara emesso per individuare un nuovo concessionario dello storico stabilimento. Ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza. Si potrà quindi procedere all'affidamento dei bagni azzurri. E per rimanere in tema, oggi apertura delle buste con offerte per la gestione delle spiagge libere attrezzate della città di Sanremo per tutti coloro che hanno partecipato alla gara d'appalto. Infatti vi sono più concorrenti per la gestione delle stesse. Le strutture balneari interessate dalla gara che il Comune ha dovuto affrontare per ottemperare la nuova disciplina europea sono 14, distribuite da Bussana alla zona dell'ex tiravolo. Il bando prevede la gestione per 4 anni più 3 di eventuale proroga. Per i 3 stabilimenti balneari del lungomare Italo Calvino, denominati Cento, Ponente e Piazzale, la concessione sarà invece limitata a un anno più uno. Infatti nella zona dovrebbe essere realizzato un parcheggio d'aria 24. Le altre spiagge interessate sono quelle del lungomare Italo Calvino, Bussana Annunziata, Bussana Levante, Centro, Bussana Ponente, Bussana ai Tre Torchi, Tre Ponente, San Martino, Arenella, Lungomare Vittorio Emanuele, Foce Ponente e Tiro a Volo. I futuri gestori dovranno provenire alla sorveglianza e assistenza ai bagnanti in mare, adottare la struttura di un servizio di bagnini, curare la pulizia, manutenzione del litorale e tutto ciò che concerne quindi la pulizia e la sicurezza degli stessi litorali.
Ed ora veniamo alla pagina sportiva. Si è svolto nel weekend sul circuito cittadino allestito sul lungomare Italo Calvio il sesto trofeo Città di Sanremo, ottavo Memorial Luca Guazzoni. Sono state oltre 5.000 gli spettatori che si sono avvicendati per questo grande spettacolo dei go-kart. Il servizio. Penso che sia sotto gli occhi di tutti quello che è riuscito a creare il sesto trofeo Città di Sanremo. Come potete notare, io sono sincero, non so quanta gente ci sia a bordo pista, ma ad occhio mi sembra tanta, ma la cosa molto positiva è la presenza di questi team immensi, importanti, che hanno riempito questa parte del paddock che prima non avevamo mai avuto a disposizione. Io devo ringraziare prevalentemente tutti i partecipanti, ma in particolar modo il responsabile della Rotax, Nico Cariset, che ha permesso la presenza del trofeo Rotax alla gara di Sanremo. Ribadisco, come ho già detto ad altre persone, che è la prima volta in assoluto che un trofeo di marca decide di svolgere una propria prova di campionato in un circuito cittadino. Ripeto, motivo di orgoglio estremo, perché non avremmo mai immaginato la presenza di tanti concorrenti e la presenza di team così importanti. Lì vedete alle nostre spalle c'è il bilico della Art Grand Prix. Art Grand Prix vuol dire figlio di Jean Todt, il proprietario è figlio di Jean Todt, quindi non uno qualunque. A seguire abbiamo un altro team di Vicenza di scarpi con un'altra struttura immensa, quindi siamo soddisfattissimi, non potevamo avere di più. E la sesta edizione rappresenta l'edizione con il maggior numero di partecipanti in assoluto a tutte le edizioni fin qui svolte. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario. Questa sera alle 20.45 la consueta trasmissione sportiva Sport TV. Adesso la sigla, poi gli spazi approfondimento dedicati alla manifestazione di questa mattina a sostegno del futuro del pastificio Agnese di Imperia. Grazie di seguirci, buonasera.